Come posso dire? È cominciata di nuovo la tachicardia granata, ragazzi, mamma mia. Che partita! È appena terminata allo Stadio Arechi di Salerno la partita Salernitana-Verona ed è ricominciata la tachicardia granata. Guardate il caso che cosa vuole, che la tachicardia è finita con una squadra veneta ed è iniziata di nuovo appunto con una squadra veneta. Perché è finita con il Venezia, perché lì forse è stato più tachicardia di tutte quante. Quindi è cominciata lì, è finita, cioè è finita lì, è ricominciata proprio contro una squadra veneta. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Poi questa Salernitana-Verona, voglio ricordare, è terminata con il risultato di 2-2, con la doppietta di Kalinic. Nel primo tempo, insieme anche al gol di Gondo al 45esimo più 2 di recupero, che ha riacceso un barlume di speranze per i Granata. E poi il 2-2 al 76esimo minuto di Mamadou Coulibaly, secondo gol in campionato per lui con la casacca Granata, ma soprattutto in Serie A Team, ha siglato i suoi primi 2 gol appunto con la Salernitana in, se non erro, 5 partite. Mamma mia ragazzi, mamma mia, una partita che poi non è come quella, una partita come le altre, perché Salernitana-Verona è sempre una partita bella, è sempre una partita combattuta, lottata fino alla fine, quindi davvero, mamma mia, è stata una rimonta. Per come si è messa la partita, secondo me è un ottimo punto. Primo punto stagionale per la Salernitana, che appunto conquista dopo 23 anni il primo punto, e quindi, mamma mia. Davvero partita che secondo me l'Hellas Verona è stata molto sottovalutata, perché l'Hellas Verona effettivamente sarà sottovalutata come squadra, non da me, perché ho detto l'Hellas Verona secondo me è una buona squadra, ma mai arrivare a dire 2-0 sei in vantaggio dopo 29 minuti. Vero, sui 2 gol c'è da dire anche che davvero Gaiolo. Vi ricordate quando facevamo così con Migliorini? Non so, forse soltanto chi è più quello che diciamo è stato di più nel canale si ricorda di Migliorini. Oggi si è trasformato in Gaiolo, però poco cambia, purtroppo non possiamo dire quando torna Mantovani perché Mantovani è andato ad Alessandria, però adesso anche per... Mamma mia, sta pure cadendo. Per sdrammatizzare un po' la situazione, dai, facciamo anche questa cosa, ma... Giusto per, secondo me, a mio avviso, punto importante per come si era messa la partita, perché la Sanità ha fatto una rimonta. Finalmente abbiamo rivisto, c'è stata, secondo me, la prova del riscatto dopo alcune partite opache, che tralasciando Bergamo, dove veramente la Sanità ha fatto una grandissima partita contro l'Atalanta, tralasciando la prova Atalanta, la Salernitana, finalmente abbiamo rivisto la Salernitana anche che rimonta. Quindi una cosa in più. E sono contento di questo, sono contento perché significa, questo che cosa significa? Che la squadra sta crescendo e significa che la squadra segue Castori e che soprattutto che la squadra è con Castori, perché io penso una cosa già, che se la squadra non fosse stata con Castori, contro l'Atalanta facevano una partita schiattata in corpo e arrivederci grazie signor Fabrizio Castori, invece la squadra sta con Castori perché alla fine tutti questi calciatori che sono stati comprati, in maggior parte alla fine, tipo faccio un esempio Gaiolo, ma giusto per, ma... Anche qualcun altro, adesso non me ne viene in, me non viene in mente nessuno, ma sono tutti giocatori che ha voluto Castori, quindi comunque forse e soprattutto penso sia questo, ma comunque sono contento, sono soddisfatto della prova perché non è facile rimontare come, con una squadra come l'Hellas Verona da 2-0 a 2-2. Complimenti anche al pubblico che si è fatto sentire. Però complimenti a una parte di pubblico e i complimenti invece non li faccio a un'altra parte del pubblico perché non è possibile che dopo che subisci 2 gol non canti più. La squadra si sostiene fino al 90esimo più recupero, quindi assolutamente quelli che forse non hanno cantato sono tifosi occasionali, oggi non sono andato allo stadio. Contro l'Atalanta sono andato ma non ho portato la live reaction, non ho portato la reaction dopo. Però sono andato, non l'ho fatto per scaramanzia, tanto, ma anche portato buon. Allora, l'avevamo tutto cosa era Mirz. No, no, ovviamente sto scherzando. Adesso, magari contro il Genoa, quando andrò, faremo di nuovo la live reaction. E non so più cosa dirvi, ragazzi. A parte Gaiolo, che sarà dai. Gaiolo
Io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima. Sempre Forza Salernitana e andiamoci a Pietre e punto a Sassuolo.